Eccoci. Ciao Fede. Ciao, tutto bene? Ma abbastanza. Come ti anticipavo, non ho mangiato, quindi è l'unico problema, ma tranquillo. Stavo lavorando. Dopo ti lascio un po' di tempo alla fine, magari finiamo qualche minuto prima così. No, 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 ci mancherebbe, ci mancherebbe. Come stai? Tutto bene, sì, io ho mangiato con calma invece. Che ho sentito l'altra volta che stai in periodo di definizione, quindi Sì, devi esatto, stare pure attento. non ho tanto da mangiare. Esatto, Però guardi il finisco cibo degli il altri. lavoro. Esatto. No, infatti è un problema. Infatti adesso ho iniziato da praticamente 3 giorni a definizione e Sì. penso di continuarla per almeno 3 mesi. Quindi già dopo 3 giorni diventa Periodo difficile. estivo. Esatto. Perché Beh, non so se si giustamente. fa male, però se si va vorrei evitare di sembrare Babbo Natale in confronto a l'estate scorsa, ma perché sono abituato Vabbè, dai. a definizione dall'inizio tipo a marzo, inizio marzo, quindi in realtà sono già in ritardo di tanto, solo che ho detto, mi sembrava inutile, poi ho detto, ma meglio, evi non evita meglio evitare di fare una brutta fine. Dai, sono contento. Comunque ti farei presentare e spiegare un po' chi sei e cosa avete fatto con la pagina. E ciao a tutti, io sono Alessandro Vaiani, sono uno dei founder insieme a Marco Onorato della pagina Marketing Espresso, una pagina nata 501 giorni fa esattamente, con il nostro logo pubblicato nel mare di Instagram. Siamo un'agenzia specializzata nel marketing, con il core business in social media marketing, in consulenza strategica, in Facebook Ads. E che abbiamo, diciamo, il cuore per la formazione, quindi ormai da un anno e mezzo facciamo formazione quasi tutti i giorni, pubblicando contenuti informativi riguardo il mondo del marketing, nello specifico il social media, ma anche ad esempio tematiche come psicologia del marketing e altre tematiche simili. Posso fare un minimo di commerciale, nel senso che Sì. adesso, ieri abbiamo, giovedì abbiamo lanciato, quindi ieri sì, sto perdendo un po' la cognizione dei giorni in quarantena. Ieri abbiamo lanciato con un post che parlava di come nasce un contenuto sui social media. Abbiamo lanciato la Marketing Espresso Academy, che diciamo è il nostro sogno nel cassetto che si concretizza e sarà una piattaforma dove poter fare formazione, dove non posso dirvi altro, però insomma c'è una waiting list che trova il link, lo trovate direttamente nel post di ieri, insomma, comunque ci contattate anche in privato sulla pagina e rispondiamo appena possiamo, insomma. Quindi questo è il vostro prossimo progetto che Sì. lancerete. Sì, sicuramente, ma perché la nostra pagina come realtà, insomma, proprio Marketing Espresso è una realtà molto versatile, cioè nel senso che noi sin dall'inizio come agenzia abbiamo sfruttato una strategia di inbound marketing, cioè portare più persone possibili sulla nostra pagina, proponendo poi parallelamente i nostri servizi, quindi lato formativo, ma soprattutto anche il lato commerciale, perché poi ovviamente tutta la parte che facciamo sul sito web è fondamentale, però insomma, siccome il marketing è il nostro mondo, la nostra passione, al di là del nostro lavoro, abbiamo strutturato il sito web, il blog e le pagine in funzione proprio anche di questa formazione, perché è fondamentale, perché dare valore agli altri, al di là del mero Fondamentale. servizio con il preventivo e con, diciamo, io che lavoro per te, al di là di tutto, per un cambiamento, per aiutare persone che come noi amano il marketing e vogliono impararlo ogni giorno, questo era il nostro obiettivo. Strutturare la pagina così, infatti, non cambierà. Posso dirlo, non, cioè, diciamo, ci metto quasi la mano sul fuoco, però posso dire che non, almeno su Instagram non cambieremo mai la nostra linea. E com'è che gli è venuto? A parte, iniziamo da prima. Qual è il tuo background? Tu hai studiato economia, hai fatto marketing? Sì, ho fatto economia e management a Tor Vergata, qui a Roma, e poi ho studiato marketing alla LUIS, sempre di Roma. E lì ho conosciuto Marco perché ci siamo conosciuti sui banchi di università e facendo marketing sono entrato all'università, sono entrato in contatto un po' con tutte quelle tematiche un po' generali del marketing, a partire, diciamo, dai maestri Kotler e via dicendo. Ah, grande, Clever ti saluta, Lorenzo. E tra l'altro sono Tarek. Sì, sono tutti loro.
che io ho conosciuto Lorenzo cioè personalmente no, virtualmente in quarantena ho conosciuto un sacco di persone, giustamente. È un peccato che non ci siamo potuti conoscere anche di persona, io e te, magari, che ne so, a metà strada o a Roma o non so, a Milano, Milano giusto? sì, è più facile che ci becchiamo esattamente in una delle città, perché a Milano prima o poi ci finiamo tutti, a Roma pure, quindi io arriverò a Roma prima o poi e tu arriverai a Milano prima o poi, Sì. quindi Comunque, dicevo, cioè, l'università, la passione che ho sempre avuto per il mondo pubblicitario è esplosa. Da là ho capito che la pubblicità non è il marketing, e quindi capire che cosa c'è dietro le quinte ad una pubblicità è stato ciò che mi ha proprio coinvolto. Ho fatto poi, dopo l'università, un po' di esperienza. Quando è che ti ho perso? Ok, Perdonami, eccomi. ti ho perso. Sì, scusami, ho fatto, dicevo, un po' di esperienze in varie agenzie, ho collaborato anche in un ente pubblico sportivo, la Federazione Atletica Ok. Leggera, vabbè, non posso nasconderlo, per comunque degli eventi che ci sono stati sia offline, insomma, mezze maratone, eventi anche importanti, e ho collaborato in varie agenzie Ok. pubblicitarie proprio come responsabile marketing e comunicazione. Ovviamente si trattava di realtà PMI, insomma, di piccole e medie imprese. E nell'ultimo anno, diciamo, parallelamente a Marketing Espresso, ho collaborato con un'agenzia specializzata proprio in eventi e pubblicità anche per brand internazionali. Però poi la voglia di essere, insomma, padrone del proprio futuro ed avere una cosa mia insieme a Marco, perché aver trovato anche una persona che mi sopporta e che condivide la mia stessa passione, è stato fondamentale in questo anno e mezzo che è appena trascorso. E com'è che avete deciso di aprire l'agenzia e di partire subito dai social? Cioè, era già quello il vostro punto di partenza? Avete già deciso Sì. che diventasse quello? Sì, Ok. l'idea ovviamente era quella di strutturare un'agenzia, principalmente Ok. c'era quella, perché comunque dopo l'università, in quei 2 anni che ci siamo sempre tenuti a stretto contatto, avevamo sviluppato delle competenze sia tramite il lavoro, sia perché siamo sempre stati persone un po' curiose che si sono messe in gioco da subito. L'altra volta con Driga parlavi del fatto di sperimentare anche gestioni social gratuite o comunque a basso prezzo. Io ti posso dire che le ho fatte. Ho cominciato io prima ero cameriere e poi responsabile di sala per un ristorante che aveva poi faceva parte di un gruppo di altri 10 ristoranti, e il primo campo di battaglia per me è stato propormi da quasi laureato in marketing per gestire 7-8 pagine Instagram, Facebook e cose simili, facendo anche una consulenza di marketing a 360 gradi, perché cioè io ho pensato da subito che nei primi 2 anni uscito dall'università dovessi fare, come dice Driga, un po' di cazzate. Beh, proprio prendo il suo termine, cioè nel senso che lo dico onestamente, ho fatto sempre un po' di errori, ma in buona fede. Nella mia vita ho imparato tanto, e pensavo proprio che nel lavoro ne dovessi fare altrettanti, almeno agli inizi. Poi, ovviamente, dopo sbagliando si impara sempre, però se sbagli prima, dopo capisci, quando poi hai un'agenzia tua, come agire, come lavorare, come raffrontarti a un fornitore, come raffrontarti a un tuo partner e cose simili. Sì, sicuramente. Invece un altro consiglio, e soprattutto questa era una delle domande più ricorrenti per quanto riguarda le storie come sono oggi, chiedevano tutti se uno dovesse iniziare adesso con una pagina su Instagram, quali sono i consigli che potresti dare te? E soprattutto, secondo te è ancora possibile farlo adesso? Ma ne vedo tante, cioè, nel senso, non ti nego che ne vedo tante, così come poi sicuramente magari sarà un argomento della live, pure su TikTok vedo che ormai il contenuto e certe pagine si stanno un po' assomigliando. Non mi nascondo dietro al fatto che sicuramente una pagina come la nostra, che è verticale sul marketing, ha ispirato poi ovviamente altre pagine. Il consiglio che do io è quello.
cioè io personalmente stimo le persone che sono state ancora più verticali sul marketing, cioè nel senso che vedo ad esempio pagine specializzate nel marketing della musica, nel marketing sportivo. Cioè, ho sentito il ragazzo di marketing sudato, non so. Sì, cioè, non mi ricordo il nome, però. Oddio, non so, Lorenzo, anche lui, vabbè, spero che si connetta la live o che mi abbia sentito, insomma. Però questa è la cosa che secondo me può portare valore, sicuramente, è quello di specializzarsi. Nella vita serve sempre, secondo me. Ecco Tarek, l'altro ragazzo di Clever. Quindi comunque lo specializzarsi serve. Tra l'altro Tarek lo conosco di persona perché anche lui è qua di Milano, quindi abbiamo avuto c'è tempo. A Milano siete una bella setta, siete belli attivi sui social. Sì, sono tantissime. Poi infatti una volta avevamo fatto, era venuto Steven, non so se conosci, di Marketing Ignoranti invece. Sentito. Steven lo presti, ok. E aveva fatto tipo un aperitivo qua a Milano, dove lui è di Roma. È venuto su a Milano e quindi ha invitato più o meno tutti quelli che conosceva qua di Milano. E c'era ho capito, scusa, non ricollegavo, perdonami, non ricollegavo per un attimo il nome. Sì, comunque c'è un sacco di gente qua a Milano, infatti ogni volta che c'è un evento incontri persone nuove che hai conosciuto, ma penso che anche a Roma sia abbastanza così. Ma guarda, a Roma sì, noi abbiamo fatto qualche evento e non ti nego che adesso avevamo anche degli eventi al nord che abbiamo dovuto cancellare per via della pandemia, dove eravamo media partner. E quindi insomma a Roma abbiamo partecipato sì a qualche evento, al Talent Garden, e adesso ce n'è stato un altro che non mi viene in mente, però insomma un meetup, una serie di meetup che abbiamo fatto. Ok, invece ho letto una domanda, a parte il fatto che volevo dare anch'io un consiglio per quanto riguarda quando devi iniziare una pagina, è sicuramente il non fermarti e sperare di avere risultati dopo veramente un mese, un giorno, perché un sacco di pagine, immagino anche a te, arrivano, ti chiedono di, non so, facciamo una collaborazione, facciamo qualcosa, e poi tu magari gli dici di no e dici aspettiamo magari un paio di mesi quando tu la pagina è un po' più strutturata, la tua, perché magari ha 3 post, tu vai a vedere e magari dopo un mese non esiste già più quella pagina. Quindi è necessario capire che non puoi avere risultati enormi dopo un mese, cioè è ovvio. No, assolutamente. E la questione poi è che non esiste una ricetta magica per crescere su Instagram. Prima la ricetta magica, che era fittizia, era quella dei bot, che adesso per fortuna, anche se un po' di gente insomma ci ha campato sopra, per fortuna adesso non si possono utilizzare. E il discorso però è che noi il numero che diciamo adesso dovremmo essere 328, 327 post, cioè l'ho detto in una live che ho fatto settimana scorsa, è che al di là del fatto che siamo arrivati sì quasi a 53.000 follower in un anno e mezzo, il discorso è che alla base c'è un lavoro di pubblicazione che è stato costante e non ti nego che ovviamente magari anche il fatto che siamo stati, come dicevo, magari una delle prime pagine che ha parlato del marketing in questo modo, che quindi abbiamo avuto una crescita magari maggiore, però insomma non abbiamo mai avuto bisogno di utilizzare altri strumenti, abbiamo una crescita costante ormai da quando abbiamo aperto praticamente, ma la crescita costante è dovuta al fatto che la qualità dei post, abbiamo sempre alzato l'asticella poi alla fine. Aspetta che ti sto perdendo, infatti te l'ho perso, ok. Adesso sì, ti vedo. Ok. C'era un attimo bloccato. Ok. Dicevo solo che nel corso del tempo abbiamo dato continuità, ma abbiamo alzato l'asticella di pubblicazione, cioè abbiamo sempre dato valore costante, anzi anche di più rispetto agli inizi, insomma. Ok, adesso voi pubblicate 5 post a settimana? 6? 4. 5? 4, ok. Lunedì, martedì, giovedì e sabato. Poi ovviamente sì, perché infatti ho visto argomenti. Sì, ho dato un'occhiata e ho visto che c'era un post dove facevate le notizie della settimana, tipo le principali notizie. Sì. Quello è stato sì. No, quella è stata diciamo una scommessa, perché
perché su LinkedIn qualcosa di simile magari esisteva, specializzata in settori diversi, ma proprio sul marketing verticale delle notizie del genere fatte con quel template, in quel modo come le facciamo noi, non esistevano. Quindi, insomma, è uno di quei contenuti su cui abbiamo scommesso quando abbiamo fatto il piano editoriale. Poi, ovviamente, tipo su LinkedIn pubblichiamo anche altri contenuti. Su LinkedIn praticamente quasi ogni giorno, perché comunque ci sono dei contenuti, come ad esempio delle pubblicità particolarmente rilevanti, sia attuali che passate, che magari ci piace condividere perché insomma sono contenuti che fanno sempre piacere. Non ci è mai piaciuto fare una pagina che condividesse le pubblicità su Instagram, perché il nostro format rimane inalterato, Anche però comunque. perché Sì, ce ne facevano già. stanno, insomma, ce ne stanno, quindi non serve nemmeno. Poi, insomma, parlando di marketing, non si può, cioè, noi non possiamo parlare di pubblicità, perché, insomma, se ci proponiamo di parlare di marketing, parlare di pubblicità sarebbe un aspetto marginale. Lo facciamo su LinkedIn perché ci è stato proprio chiesto, cioè avevamo fatto dei sondaggi e ci avevano chiesto: guarda, su LinkedIn sarebbe carino che ci consigliate qualche pubblicità perché vi seguo ogni giorno. Quindi gli articoli sul blog, le pubblicità, è una sorta di quotidiano proprio su LinkedIn. E poi su LinkedIn c'è anche un pubblico diverso, quindi si Sì, aspetta anche contenuti esatto. diversi. C'è Esatto, è quello, magari esattamente. una spiegazione che andate su Instagram, magari su LinkedIn pare quasi scontata. Invece su Instagram comunque il pubblico è diverso e quindi magari non le sa quelle Sì. conoscenze che proponete voi. Ma guarda, E tutto è voi iniziato quando avevamo iniziato a pubblicare una pubblicità, mi sembra, proprio nel periodo di Harry e Meghan, ok. possibile, sì, e da lì, perché le persone ci avevano mandato queste foto della Ceres, della corona che stavamo girando, e ci hanno iniziato a dire: ragazzi, ma cosa ne pensate voi, ma cosa ne pensate? E quindi abbiamo detto: vai, mettiamole sulla pagina LinkedIn e vediamo se riusciamo a scambiare pareri, perché la cosa fondamentale per continuare a crescere quando gestisci una pagina come la nostra è quella che hai una community con cui confrontarti continuamente. Cioè, io posso imparare qualcosa da chiunque, non devo insegnare la ricetta per l'acqua calda a qualcuno, insomma, quindi è questo. E adesso su quali canali siete in questo momento? Perché abbiamo letto LinkedIn, Instagram, i blog. Siamo, sì, su Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok. Abbiamo un gruppo Facebook dove andiamo verticalmente su determinati argomenti. Infatti, giusto la scorsa settimana, con un ragazzo che, insomma, ci aiuta, Marco Mei, se ci sta ascoltando, lo saluto anche lui. E ho fatto, diciamo, tutto, ho rifatto tutto lo scheletro del gruppo Facebook, dividendolo in unità per divisione di argomenti, insomma, Instagram, Facebook, TikTok, libri da leggere, perché abbiamo anche delle rubriche specifiche proprio sul gruppo Facebook, e andiamo proprio sì, esatto, due grande. Siamo presenti, colpevoli. Proprio noi, due media partner. Quindi ci vedremo in Sì. Beh, l'anno prossimo però siamo entrambi invitati offline fisicamente, eh? Lanciamo un messaggio a Gerardo. Sì. Tra l'altro, a Milano avevamo già fatto qualcosa insieme io e Gerardo, solo che volevamo fare ancora qualcosa, però ovviamente ci sono stati dei problemi in mezzo che hanno invitato, ma un sacco di cose, però ovviamente non si può fare niente. Adesso facciamo uno screenshot perché ha detto ovvio, quindi ce lo segniamo. Dai, un salutone. Invece per quanto riguarda, ho letto anche qua nelle domande e poi l'avevano già fatto anche ieri nelle storie, per uno che vuole avvicinarsi adesso al marketing digitale, cosa gli consigli di fare? Ma il marketing digitale È cioè, molto ti dà vasto la qua il momento. ti dà, sì, però comunque ci sono piattaforme online che ti danno la possibilità di poterlo conoscere comodamente a casa tua e di studiare. Cioè, nel senso, più che il tipo di piattaforme che tra l'altro abbiamo consigliato proprio recentemente, compresa Start to Impact, ci sono, cioè, la fonte principale per imparare il digital marketing è la curiosità. Cioè, se hai voglia di metterti sulla sedia e studiare,
lo puoi fare sia che quella sedia è di un'università, sia che è la sedia di casa tua o di un coworking o di una biblioteca, quello che possa essere. Sicuramente per il percorso che ho fatto io, per mia esperienza personale, tengo proprio ad alzare le mani. Io consiglierei di fare l'università per una questione di arricchimento della persona, poi non perché è fondamentale per iniziare a lavorare con il digital. Cioè, comunque entrare dopo il liceo in contatto con persone che condividono una tua stessa esigenza, cioè nel senso, quello è fondamentale perché acquisisci molta più fame, magari uscendo dal liceo, sì, studiando da solo, rischi comunque di avere un'idea ben precisa. Però magari la parte anche della costruzione del network, del fare amicizie e del cazzeggiare anche, diciamolo, può essere comunque, cioè fa benissimo comunque a un ragazzo, a una persona. Esatto, infatti molto spesso me lo chiedono perché io comunque faccio già tante cose, lavoro, faccio digitale e tutto, però faccio anche l'università, sono al Ah primo sì. anno di economia. E io ho sempre detto che secondo me il valore aggiunto di università non è tanto quello che ti insegnano, perché quello che ti insegnano basta che tu alla fine compri il libro, su Coursera ci sono i corsi di Harvard, quindi alla fine, cioè nel senso, non c'è bisogno. Però No, no, no. l'ambiente è la parte diversa, tu continui a essere in contatto con persone che hanno i tuoi stessi interessi. Puoi fare magari, ad esempio, in Cattolica ci sono un sacco di esperienze. Io quest'estate dovevo andare, poi ovviamente non ci andrò, però dovevo andare a fare tipo 2 mesi di volontariato in Brasile o in India, non mi Bello. ricordo, cioè quelle 2 opzioni. Quindi comunque ci sono un sacco di valore aggiunto che ti dà l'università e che non potresti fare Bello. senza. No, 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 assolutamente. Poi vabbè, ovviamente il volontariato lo puoi fare anche per cavoli tuoi, però per carità, cioè, secondo me, per la mia esperienza, come stai dicendo anche tu, è sicuramente un valore aggiunto, anche perché poi l'università personalmente a me ha dato anche un metodo di studio e all'università ho capito veramente, quando ho fatto la specialistica, che cosa volevo fare. Non penso di aver perso degli anni della mia vita. E avrei fatto un po' come te, per farti un complimento, cioè nel senso avrei iniziato Grazie. prima ad avere il tipo di curiosità che ho oggi. Mentre magari prima, insomma, sai, l'università batoste, media alta, famiglia che ti guarda, che non vede l'ora del voto finale. Quindi, insomma, diciamo sì, per esperienza mia assolutamente lo consiglio, poi ovviamente ognuno è Poi alla libero di fine, scegliere. se tu inizi già a lavorare in questo settore, mentre tu fai l'università, alla Sì. fine la maggior parte degli argomenti, comunque, cioè mi hanno chiesto che lavoro fai, penso a tutte e due, io Sì. faccio il social media manager e sono abbastanza focalizzato su TikTok, quindi faccio consulenze, faccio workshop. E gestisco account soprattutto per quanto riguarda TikTok. Poi faccio anche Instagram perché ovviamente la faccio, però preferisco TikTok anche perché Vabbè, sono più specializzato sicuramente. in quel settore. Io Invece tu invece hai l'agenzia. ho un'agenzia proprio specializzata nel marketing con il core business su social media, consulenze strategiche e l'advertising sulle varie piattaforme social. Poi tra Speriamo l'altro, di aver risposto. per quanto riguarda i networking, tu addirittura hai incontrato il tuo socio l'università, All'università. quindi Cioè, esatto. io no, non, proprio non posso negarlo che senza quell'esperienza forse Marketing Espresso non sarebbe mai esistita. Quindi è per quello che se mi guardo indietro dico, vabbè, meno male che ci sono andato all'università. Ma anche io, ad esempio, ho conosciuto un ragazzo che il primo anno e io ero. Cioè, primo anno, primo mese praticamente, che mi aveva scritto su Instagram e mi ha detto: ma tu vieni alla Cattolica? Perché mi aveva visto dalle storie di Instagram e mi ha detto: l'ho visto dentro al corso. Abbiamo parlato un po' e poi alla fine sono andato con lui a un evento casuale di Startup Impact che non Sì. ci sarei mai andato se non ci fosse stato lui perché non, magari non ero attirato, eccetera. E da lì ho conosciuto Federico Sbandi, non so se conosci. Però lui comunque lavora nel digitale, così mi ha detto: tu devi iniziare a parlare di TikTok su LinkedIn. E da quel momento ho iniziato a parlare di TikTok su LinkedIn e ho iniziato ad avere i miei primi clienti, eccetera. Quindi è tutta una serie di puntini che si uniscono senza neanche tenerne in conto. Sì, ma infatti questa è la cosa bella. C'è Maria Ricciardi che ci segue sempre sulle nostre live, la saluto e niente, ci siamo solo un po' presentati e abbiamo risposto a una prima domanda. Esatto. Tutto qua. Invece per quanto riguarda altri professionisti che consiglieresti di seguire, perché
molto spesso ci sono delle fonti che sono abbastanza attendibili e altre fonti che magari sono molto, cercano semplicemente di venderti quello che vogliono loro e non vanno oltre quello. Tu chi consiglieresti di seguire, oltre ovviamente a voi, per imparare il marketing digitale? Ma guarda, a me, allora io parlo di... Sì. A me, guarda, a livello di creatività seguo, mi piace Driga, mi piace proprio, mi fa perdere la testa da quando faceva i contenuti su principalmente generali, adesso anche creativi così, quindi mi fa capire sempre che la creatività, cioè, non ha molti limiti. E poi guarda, come professionisti vado molto, cioè, diciamo, io mi aggiorno principalmente sulle riviste online, quindi Millionaire, Wired, Social Media News, non me ne vengono in mente altre, dovrei aprire il PC, e The Verge, ecco, che è in inglese. Ok. E poi a livello di creatività mi piace un sacco lo stile di Dane Walker, che parla, dà dei contenuti informativi praticamente tramite grafiche, cioè fa dei caroselli molto, molto, molto creativi, compreso anche De Chris Do e Dave Talas, su questo genere mi piacciono tanto. Okay. Su LinkedIn seguo Veronica Gentili, che spesso pubblica, cioè, fa sempre buone notizie lato Facebook. E quelli che mi vengono in mente sono questi in questo momento. Ok. Invece, per quanto riguarda la parte grafica, diciamo, della vostra pagina, ve ne occupate sempre voi? Tutto noi. Ok. Tutto noi. Da sempre, questo, diciamo... Chi è dei due ha imparato la grafica? Cioè, nel senso, perché comunque i vostri sono molto... esteticamente veramente molto belli, cioè, nel senso, io ad esempio non sono in grado di fare niente del genere con le mie capacità. Voi avete studiato qualcosa, avete fatto... No, zero. Cioè, nel senso, qualcosa di Photoshop, ma proprio qualcosina, cioè della serie scontornare una foto e basta, quasi. che tra l'altro l'ho imparato poco tempo fa, quindi non è mai stato... Sì, perché avevo perso Photoshop che avevo scaricato, lo dovevo riscaricare, è stato un po' un giro, quindi l'avevo un po' perso di vista. E per il resto no, non abbiamo fatto nessun corso, abbiamo iniziato a... Ah sì, ragazzino, scontornato, è vero. per il resto non abbiamo fatto nessun corso, abbiamo iniziato a usare Canva e abbiamo iniziato a vedere come funzionava. Semplicemente, poi ovviamente... E com'è che fate a fare... Cioè, che ad esempio ci sono anche personaggi... Com'è che fate a farli con Canva? Io non sono assolutamente in grado di fare quella roba lì. No, vabbè, quelli sono caricamenti esterni, insomma. Magari prendi delle immagini da qualche parte, scontorni un po' una figura e utilizzi. Però, insomma, quello è... Cioè, quello ci serve tanto per la copertina, però poi alla fine, una volta che c'hai il tuo stile... quella è la parte dove ti diverti di più alla fine, perché è la parte di quella chicca che metti a livello grafico di quel personaggio, è per noi una chicca, però nulla di così complicato. Ok. Ad esempio, io adesso ultimamente di formazione su Canva. Mi chiami domani mattina. Ho iniziato a scoprire, perché in pratica io non riuscivo mai a scontornare, perché ovviamente con Canva non puoi scontornare. Allora ho trovato questo sito che mi aveva consigliato Driga, che si chiama Background Remover. Sì. Ti lanci dentro la foto, te la scontorna e tu la tiri fuori e fa tutto quello che devi fare. Sì. Quindi mi sta salvando. Guarda, ogni tanto noi lo facciamo a mano, perché su questi siti ti fanno perdere un po' di qualità nella parte del disegno. Cioè, quindi magari a volte o non è scontornata perfettamente, quindi si vede il contorno. Si vede il contorno, che ne so, se lo sfondo è celeste si vede un po' di contorno celeste. È così anche sul Remove, molto spesso non ti impiega tanto, e comunque imparo, cioè io lo faccio anche a mano, perché sinceramente imparo ad usare anche Photoshop, quindi mi piace anche ogni tanto farlo da solo, insomma. Nel frattempo Miki diceva si può scontornare con Canva, Canva. Però come fai? Con l'abbonamento pro, non vorrei dire una cavolata, sì, con l'abbonamento pro te le scontorna stile Remove, insomma. Ok. Sì, infatti comodo alla fine. Infatti sì, Eleonora lo conferma.
Infatti, allora mi sa che prossimamente farò l'abbonamento Ah, così yeah. almeno è più comodo. Sì, vabbè, ma Canva è uno strumento che consiglio, ma cioè, ripeto, fare i contenuti poi alla fine della serie. Avevo pubblicato tempo fa il mito da sfatare sul social media manager, cioè che fare un contenuto una volta che impari ad utilizzare gli strumenti, graficamente magari non ci vuole tantissimo per i contenuti che facciamo noi. Il problema è pensare il contenuto, cioè il problema Esatto. è ricercare l'argomento e avere sostanzialmente cioè l'umiltà di poter parlare di quell'argomento, cioè quindi devi trovare un argomento che la gente ti riconosce come una sorta di voce autorevole perché cioè, sai quello di cui parli. Infatti la prossima domanda era: com'è che riuscite a trovare così tanti Ecco. contenuti dei quali parlare? Perché comunque non è facile trovare sempre contenuti nuovi. Ad esempio, io parlo di libri, quindi nel Sì. mio caso Vabbè, io tu leggo un sì. libro e lo Sì. pubblico e quindi è più facile. Però voi Sì. comunque non è che ogni volta che studiate un argomento poi ne parlate, perché sarebbe impossibile. Ma guarda, alcuni argomenti ci escono fuori lavorando, cioè quindi o anche leggendo libri o leggendo principalmente articoli. Poi la cosa di restare sempre in aggiornamento con le varie news dal mondo social ci permette anche, capito, di continuare sempre a informarci e quindi poi il contenuto un minimo ti viene. Poi ovviamente cioè, il marketing lo abbiamo studiato, quindi sappiamo un minimo dove, cioè, quanto è grande come argomento e per singoli punti, insomma, andare a prendere qualcosa. È anche vero che magari oggi possiamo parlare di come creare un contenuto, ma magari possiamo riprendere l'argomento tra un mese perché magari è uscito un tool che ti aiuta che ne so, a vedere quel contenuto come se fosse una realtà, insomma, non lo so. Quindi, insomma, il bello dei social è che gli argomenti escono sempre fuori ogni settimana, ogni Sì. Sì. giorno, ogni mese, quindi poi alla fine da parlare ne trovi sempre. Invece per quanto riguarda l'argomento social, tu in futuro, dato che comunque lavoriamo entrambi in questo argomento, quali secondo te sono i social che in futuro sopravviveranno di più e che avranno maggiore successo? Cioè, nel senso, io principalmente vedo TikTok e Twitch, quelle che cresceranno maggiormente nei prossimi anni. Secondo te? Io ti parlo da amante di Instagram, proprio sfegatato, ma nel senso che magari ovviamente apparteniamo a due generazioni diverse. Io con Instagram ci sono cresciuto ed era stata la grande novità, però ti posso dire pure che quando avevo 13 anni MSN ci sembrava il social del futuro e poi è stato rimpiazzato in pochi anni, insomma. Quindi sicuramente io mi aspetto dalla parte Facebook un aggiornamento importante, magari anche a livello educational e a livello proprio anche di fruizione video, perché ormai Facebook è principalmente solo video, o comunque fa riferimento a un target, secondo me, molto maturo a livello di età. E quindi mi aspetto un upgrade a livello video e a livello educational. Cioè, secondo me, anche la parte dei gruppi Facebook sarà un vero exploit, come ad esempio i gruppi Telegram, anche quelli saranno comunque sempre da monitorare. Instagram lo vedo perché, secondo me, proprio a livello di scorrevolezza del social media, a livello anche di contenuti che posso trovare e di valore che posso esprimere non solo con un video, non solo con una foto, ma anche a livello di testo e di cioè, mi piace proprio di più personalmente, quindi prevedo, cioè non ci posso mettere la mano sul fuoco come prima, però mi aspetto che non che per i prossimi da qui a 5 anni continui ad essere uno dei maggiori. Anche ovviamente LinkedIn, lato professionale sì, però LinkedIn dovrà a livello pubblicitario ci dovrà essere, cioè dovranno forse metterci un attimo le mani per la parte LinkedIn Ads perché rimane ancora un po' complicata, costosa, non macchinosa, ma complicata e costosa a livello di risultati proprio, insomma, cioè, rispetto alla copertura organica comunque su LinkedIn è molto alta, però poi per tutto il resto è comunque fare una sponsorizzata su LinkedIn, sì, vai. Su Montemagno ci ha commentato la diretta? No, non ci credo. Davvero? Non è vero, dai. Non si gioca con i sentimenti, eh? Non ci credo. Infatti non lo No, non è trovo. vero.
Non è vero, dai, non è vero, ci stanno prendendo in Ci hanno giro. mentito. Colpo basso, colpo basso. Ci hanno mentito. Colpo basso, Fabio, non si fa. Però insomma, su LinkedIn dipenderà anche tutto ti ripeto, da quante persone si riusciranno a specializzare, perché ormai LinkedIn adesso è pieno di gente che nel mondo del marketing o sono tutti grow hacker, o sono tutti fan specialist, o sono tutti social media manager, però poi alla fine. Guarda Gigi, lo sapevo la battuta. Però poi alla fine le persone che ti viene da le persone che ti viene da seguire sono altre. A me, per esempio, piace molto la comunicazione dei brand su LinkedIn. La comunicazione, cioè, quando abbiamo lanciato Social Media Collection con Luca Lamesa Natale Ok. scorso, abbiamo studiato le piattaforme. Aspetta che ti ho perso. Allora, vediamo adesso se riusciamo a eccoci. Ti avevo perso. Ecco. Dicevo, siamo andati a rintracciare ad esempio cosa aveva fatto Disney, cioè su Ok. LinkedIn, che è una tendenza non solo di Disney, ma anche di brand famosi che danno voce ai dipendenti su LinkedIn. Quindi c'è proprio una trasparenza e finalmente i brand associano ad un social media un obiettivo, cioè quello di fare branding su LinkedIn, dare voce ai dipendenti e soprattutto, cioè, quando devi Aspetta cercare che ti ho perso lavoro, perché ancora. poi alla Aspetta fine, cavolo. un secondo. Sei completamente bloccato. Ti sento ogni tanto, però. Ok, Aspetta, tu io sei la con con fai. sono con il wifi e c'ho il massimo di connessione. Ok, era molto Ok. strano. Vabbè, Però. Ok, mi senti? vabbè. Mi vedi? Ti sento. Ci Vedo e sei ti vedo già? a scatto. Vai, sto fermo. Ok. Ok, dicevo insomma Ok. che la parte LinkedIn è interessante anche per questo, perché ormai i brand puntano molto anche sulle visualizzazioni delle pagine di offerta di lavoro. Quindi insomma su tutta quella sezione specifica ci sono anche le career page, quindi insomma ormai LinkedIn può diventare benissimo una sorta di sito web quasi, dove parlano direttamente i lavoratori o proprio le persone con cui collabori, quindi sì, cioè mi sta piacendo molto, poi lo sto conoscendo veramente a fondo perché la parte LinkedIn praticamente la gestisco principalmente io, quindi Ok. lo sto proprio approfondendo da questo punto di vista. Sì, tra l'altro LinkedIn mi sono trovato benissimo, è stata principalmente la mia fonte di clienti per un sacco di tempo perché lì comunque non c'era ancora nessuno che parlasse di TikTok e Sì. quindi quando ho iniziato a parlarne, ovviamente quasi tutto il pubblico che sperava di trovare quei contenuti è venuto da me chiedendomi magari consulenze o chiedendomi Sì. da social media manager. Però adesso ho scoperto anche YouTube, mi sta sorprendendo un sacco. Lo sentivo infatti, ma sì, perché ho seguito la diretta con Marta l'altra Ok. sera, For the Few, e con Driga che avete parlato sempre dello stesso argomento e forse con qualcun altro prima hai parlato anche di Sì, di YouTube. YouTube ho parlato con Amy di Innovatori del Futuro, Sì, però era tipo bravissimo, ecco l'altra sera, sì, ecco, era lui. Sì. perché anche lui è andato su YouTube e mi chiedeva consigli. Che in realtà io un sacco di pubblico, come dicevo, lo porto da TikTok. Quindi in realtà non posso dare chissà che consigli perché io sto comunque su TikTok sto andando abbastanza bene e quindi mi riesce a Sì, portare di là pubblico. infatti, vabbè, tu sei, cioè, tanto se possiamo traslare un po' l'attenzione anche su di te, insomma, sicuramente tu sei stato uno dei primi su TikTok che ha iniziato veramente ad avere una costanza impressionante, costanza che io ammetto che lavorando comunque, facendo, cioè, va Sì. bene, stando sempre a stretto contatto con i clienti e appartenendo anche a una generazione diversa, mi è difficile avere la costanza Grazie. che hai No, dimostrato, tra insomma. l'altro, io avevo scoperto forse prima che in pratica tu le salvavi nelle bozze e poi potevi pubblicarli quando volevi. E Sì. quindi io avevo iniziato a produrli tutti i sabato e poi Sì. durante la settimana li distribuivo. E quindi questo mi permetteva di pubblicarli quando volevo, perché purtroppo TikTok non ha ancora lo strumento che ti permette di fare come su Instagram. Ad esempio, mentre abbiamo fatto la diretta, è stato pubblicato un post su da me, però non l'ho pubblicato effettivamente. Invece su TikTok non potrei farlo perché devi pubblicarlo te manualmente. E per Sì. me è un macello perché facendo social media manager io ho un cassetto dei telefoni dove ho i vari account perché non posso. Infatti adesso questo qua lo cambierò sicuro di telefono perché mi saranno un sacco di problemi. Cioè, nel senso,
è un Huawei, però i video in generale non li fa benissimo. Le storie metà laggano, quindi non mi trovo benissimo e quindi mi sa che passerò all'iPhone. E quindi questo qua diventerà un altro telefono per i clienti, così, così potrò utilizzarlo. Sì, sì, sì. Io pure c'ho il telefono, non ho il telefono aziendale, insomma vado sempre con col mio, però sì, anche io ho iniziato così che avevo 5, poi adesso con gli account collegati forse posso, ne gestisco anche di più, quindi più di 5 ad esempio su Instagram. Quindi, infatti, quindi... tra l'altro su TikTok c'è il limite di 3 account per telefono, quindi sì, io... Infatti... È un... cioè non puoi avere un profilo personale quasi, cioè, esatto, cioè. Infatti io questo qua adesso, questo telefono lo uso solo per il mio profilo e poi per un altro profilo in realtà che però gestisco solo io, quindi è molto più facile, invece per gli altri è un casino. Mi dicono che puoi clonare l'app, lo so, però TikTok contattami in privato subito, lo voglio, voglio conoscerti. No, ma clonare le app si può fare, cioè nel senso tu puoi iniziare, c'è un'applicazione che ti permette di fare il clone in pratica dell'app e quindi sullo stesso telefono puoi avere più volte. Il problema è che TikTok è cattivissimo con i bot e quindi è un rischio altissimo, cioè nel senso tu corri un rischio enorme per niente alla fine, quindi è meglio evitare. Sì, sì. Invece per quanto riguarda, io ad esempio, per quanto riguarda la domanda dei social, io nel futuro vedo molto per quanto riguarda la visione, la realtà virtuale, perché sì, secondo me potrebbe essere qualcosa di vero molto interessante. Non so ancora come potrebbe evolversi, perché comunque il fatto che Facebook abbia comprato Oculus non è da sottovalutare per niente, perché no, loro, per esempio Instagram l'avevano preso molto in precedenza rispetto a quanto è cresciuto effettivamente. Quindi Oculus secondo me potrebbe essere... Ma ti ripeto, infatti ci sarà... Cioè Facebook farà sicuramente un upgrade utilizzando anche la realtà virtuale. Da quando ho sentito di Oculus infatti sono un sacco curioso. Hanno scritto realtà virtuale o realtà aumentata? In realtà penso entrambi, perché... per quanto riguarda la, o anche integrata, per quanto riguarda la realtà aumentata, secondo me sarà molto utile, ad esempio per quanto riguarda le storie, o comunque la tipologia di video, perché ad esempio su Snapchat e su TikTok vanno un sacco i filtri e sono fatti benissimo. Sì, cioè sì, nel senso, non so se tu li hai provati quelli di Snapchat, ma io non ho Snapchat, l'ho provato solamente. Nemmeno io. Fatti benissimo. Io proprio sto nel periodo dove iniziano tutti a usare Snapchat, e poi alla fine Instagram gli ha fatto lo sgambetto con le storie e quindi proprio non ho avuto neanche il tempo veramente materiale per, poi in quel periodo ero in Portogallo, quindi non avevo nemmeno il tempo materiale per scaricare Snapchat. Appena ho scaricato sono uscite le G-Stories, ok, vabbè, dai. È finito Snapchat. Per me sì, cioè, sono proprio così, breve ma intenso. Sì, sì. Tra l'altro infatti non so perché in America continuano ad andare, cioè nel senso, ce l'hanno già su Instagram, però non ho mai capito. Probabilmente perché lo usano come app di messaggistica. Ci sono anche altre funzionalità, magari che sono state così. Ma ad esempio, un altro social media che va in America, per esempio, Twitter rispetto a qua va tantissimo. Cioè, qua solamente i politici o chi parla veramente trend topic, cioè chi apre di Twitter, vede l'argomento del giorno e inizia a parlare di quell'argomento. Sì. Perché cioè, chi un po' si interessa all'attualità, quindi lato giornalistico, lato. Anche i brand comunque lo utilizzano per fonti diverse. E, quindi insomma, c'è cioè Pinterest per esempio. Pinterest in America è. Ma sai quanto è una bomba? È utilizzato. Adesso hanno fatto pure la parte shopping. Tu l'hai utilizzato? Poco. Ho scoperto che va tantissimo. Ad esempio, io ho fatto un test. Io ho un sito dove pubblico abstract gratuiti di quanto riguarda i libri. E ho iniziato a pubblicare solo la copertina su Pinterest, con il collegamento al sito. Ma sai che tipo portano centinaia di views? Sì, cioè, sì. È veramente fantastico, non ci avrei mai sperato neanche. No, perché ho visto da quel poco che ho potuto verificare utilizzandolo che c'è una buona categorizzazione degli argomenti, quindi quando vai a ricercare le cose, poi i contenuti sono sempre molto carini, grafiche interessanti. Sì. Quindi insomma le raccolte sono molto buone, quindi guarda, adesso hanno sviluppato la parte shopping, l'abbiamo detto nelle news di questa settimana. Okay. O la scorsa settimana. Cosa scorsa, certo.
scorsa. E quindi secondo me sarà molto, molto, molto interessante. Cioè, devo studiarlo bene. L'ho iniziato a odiare perché per sbaglio mi sono iscritto alla newsletter e quindi ogni giorno mi arrivano i pin consigliati per me. Quindi, cioè, quindi non ce la faccio proprio. Ho provato a toglierla, non ci sono riuscito. Quindi per quello ho un po' di rifiuto, diciamo, però a parte quello lo devo provare. Sì, infatti io stavo pensando di iniziare a sperimentarlo anche per quanto riguarda, perché ad esempio TikTok io lo vedo molto molto bene per i singoli professionisti, però per le PMI magari già è un po' più difficile. Invece Pinterest secondo me è il contrario, sarebbe molto più utile per le PMI rispetto ai singoli professionisti. Sì, secondo me ci sono dei settori proprio specifici che possono andare bene con Pinterest. Esatto. Cioè, ma tutta la parte creativa, la parte Sì, grafica, esatto. cioè, gli artisti anche proprio, i pittori, cioè qualsiasi tipo di forma d'arte secondo me va molto bene. Anche lato musica, per esempio, mi piace un casino perché a me i pin che mi arrivano sono quelli degli Oasis. Io ho messo Ok. like a un pin degli Oasis, da lì ogni giorno vedo le grafiche degli Oasis e poi per carità è il mio gruppo preferito, quindi va benissimo che ricevo notifiche del genere, però il lato musica li scorro sempre poi quando ci Sì, sta, insomma. io ho avuto il mio periodo in cui ero innamorato dei tatuaggi e tipo ne ho fatti tre nel giro di 3 mesi. Hai tre E tatuaggi pure esatto, sì. te? E pure io? Non ti vedo. Mi sono un attimo anch'io l'ho fatti tutti in posti in cui con una maglia e pantaloni non si vedono, così ho detto non si sa mai. Guarda, E ho rischiato di farne tipo 1000 perché ero presissimo dai tatuaggi. Non so se anche te hai provato questa cosa, ma quando ne fai uno è un macello. sì, no, io poi ho il problema che seguo. Allora, adesso non mi viene il nome, ma vattelo a vedere perché è fenomenale. È il tatuatore di Hamilton, quello che gli ha fatto Ok. la mano. Con la B, ha un nome stranissimo, però Corso guarda, Capiglia su lui Instagram. Bakasetshir, no, oddio, no, Bakasetshir è la squadra turca. oddio, vabbè, non, poi te lo mando in privato. E lui fa un content marketing pazzesco, pazzesco. Ma infatti ha tipo 1 milione di follower, devi prendere appuntamento 6 mesi prima, Ah, ho un capito che anno prima. lavora in America. C'ha lo studio in America. Guarda, no, va proprio in Ah. giro per il mondo, cioè Ah, prima ok. va in giro per il mondo, ma mi sa che è ucraino, non so se è dell'est Europa e bazzica, come diciamo noi a Roma, non sempre, cioè un po' nomade, cioè fa un po' sta a Bali, un po' magari a Milano, anche in Italia, Ok. Anche io America, ho quindi. avuto un mio tatuatore che lui è stato qua a Milano, poi è stato a New York, a Miami, si è girato un Ma po' vabbè, tutto. sì, ma loro devono girare assolutamente. Sì, poi infatti era Assolutamente. più bravo dello studio, cioè lui era fantastico. Infatti, Sì. perché io ho fatto una scritta tutta qua sul costato e avevo proprio lui in quel momento che era tipo lì per 2 mesi, ho detto wow, è dato Guarda, io ti stupirò, ti dico che ho fatto l'ultimo tatuaggio che ho fatto, l'ho fatto in Thailandia la il momento. scorsa Ok. estate, e me l'hanno fatto con la stecca. Cioè, non con la macchinetta, con la stecca. Quindi mi sono fatto le 5 linee, quelle che Ok. anche Angelina Jolie ce l'hanno molti, molti, cioè, è diffuso come tatuaggio, però ha un bellissimo significato. E guarda, a me hanno detto, fa meno male. Bah. Sto meno dipende, cioè, di certo se ti tatui sul piede fa meno male rispetto che sulla schiena, però vabbè. Però guarda, è stato fighissimo e una delle cose più belle che mi hanno detto in vita mia è stato proprio questo tatuatore che aveva studiato con i monaci thailandesi, che mi ha detto: quando ti fai un tatuaggio e magari stai soffrendo dal dolore o dal fastidio, dai, non proprio dolore, devi pensare alle persone a cui lo stai dedicando. Infatti, a me piaceva, a Milano Commovente. c'era uno studio fatto proprio da monaci che Sì. tatuavano in questo modo, però non l'ho più Bellissimo. trovato. C'era una mia amica che mi l'aveva preso, non mi ricordo dove, me l'aveva detto, ma non siamo più riusciti a trovarlo. E quindi, se trovate un posto Sì. del genere a Milano, ditemelo Devi così andare in vado. Thailandia, se no. Magari l'anno prossimo. Esatto. Guarda, per chiudere l'argomento, la cosa figa dei tatuaggi quando fanno così è che non li devi disinfettare, cioè praticamente puoi prenderci il sole, puoi andarci al mare, in piscina, già dalla sera, dal giorno dopo praticamente. Quindi E la tenuta è buona. è. Sì,
No, è perfetta, cioè non dovrai mai ripassarci sopra perché va molto di più sotto pelle, no, non spiegato. Ok. Vai, Allora, torniamo a noi. per concludere, ti volevo fare l'ultima domanda che faccio sempre, ed è Sì. relativa ovviamente ai libri. E quali sono stati i tuoi libri preferiti in Sì. generale? E in generale, se leggi, però penso che la risposta sia sì. Sì, leggo, mi piace tanto leggere, ho iniziato a farlo tardi, quindi posso ammetterlo. Guarda, uno dei libri che mi è piaciuto di più è Le 22 leggi immutabili del marketing, che è quello proprio mi fa vedere proprio il mio lavoro in un altro modo. Da quando l'ho letto lo vedo proprio in un altro modo, cioè analizzo noi, analizzo te, non che so nulla di male, però in base a quel libro mi ha insegnato comunque a ragionare in determinati modi. Poi vabbè, questo è il marketing di Seth Godin, e l'altro che mi è piaciuto tantissimo è Sun Tzu, L'arte della guerra, che praticamente è il libro che in Giappone, in Cina e comunque Singapore anche, è uno dei libri che consigliano proprio a tutti i manager o a coloro che si occupano di marketing di leggere. Infatti avevo fatto un post insieme a Marco sulla pagina con le 6 lezioni più belle, cioè paragonato se prendi una singola frase, perché poi sembra tipo un libro zen, cioè come se dovessi leggere un paragrafo al giorno, capito? Che poi ci devi riflettere. Era una figata, perché poi veramente leggevi un paragrafo, ti fermavi, magari leggevi la mattina, ci pensavi fino alla sera quando ne leggevi un altro, e cioè tutto il giorno continuavo a ripensare su quel contenuto in ottica del mio lavoro, e mi ha aperto veramente la mente. Quindi questi tre sono stati quelli che ho apprezzato di più. Tra l'altro poi quest'ultimo è diventato famoso grazie a Wall Street, quello con Michael Douglas. Ah, Prende il sì. film, tipo l'aveva citato mi sembra in quel film, e da quel momento è diventato famosissimo nel campo dei manager, del marketing, perché ovviamente l'avevano Sì, visto in quel film, quindi ha avuto un boom, è proprio stato influencer marketing all'ennesima potenza. guarda, aspetta, Andrea dice: stiamo parlando prima delle 22 leggi immutabili del marketing, poi di Questo è il marketing di Seth Godin, e poi L'arte della guerra, che è un libro, lo vedi, c'è cioè una, esatto, L'arte della guerra di Sun Tzu, grazie a lui. Sì, adesso se lo trovo, no, è troppo lontano, non riesco a prenderlo. Comunque sì. Aspetta, guarda. Eccolo. Sì, io ho una Questi sono copertina, due. la mia è tipo bianca, che è forse più recente. Io l'ho letto quest'anno, quindi forse un po' più. Invece un altro libro che è relativo a quello che ti volevo consigliare io è questo qua, che secondo Vai, me ti me lo può segno. interessare, No, me lo segno subito. che è La guerra dell'arte, invece che l'arte Bello. della guerra. E in pratica il concetto è quello, cioè nel senso è fatto in modo uguale, quindi ci sono concetti singoli, non si vede niente, però ci sono concetti singoli a ogni Ah, no, pagina solo. ed è strainteressante, soprattutto dal lato creativo, Sì. e quindi nel marketing la creatività è Guarda, sempre me lo buonissima. leggo, anzi, grazie, grazie. Adesso stavo leggendo, tanto siamo in tema di libri. Ok, quello è bellissimo. Colpevole, non l'avevo mai letto e adesso sto recuperando terreno, insomma. Quello è bellissimo. L'unica cosa, un'unica pecca è che ovviamente non è in tempi recenti. E quindi non so, il fatto che lui va in Non mi Giappone per. spoilerare, non mi spoilerare. Guarda, Ah, dai, ok. la storia la so, scherzo, scherzo, scherzo. Comunque, il fatto che lui comunque deve fare certe cose che adesso non immagineremmo neanche. Cioè, il fatto che lui va in Giappone, noi adesso contatteremo via email un'azienda direttamente, non c'è bisogno di. Vabbè, ma è bello comunque sapere come sono Sì, nati sì, sì, sì. questi brand Infatti, mette assurdi. una. Ti mette moltissima motivazione, cioè nel senso Sì. tu finisci quello che vuoi andare a fare qualcosa, devi lavorare immediatamente. Sì. Nel Poi frattempo guarda, ci ci consigliano hanno il libro di consigliato marketing applicato agli archetipi Elena agli Barbieri. archetipi, sì, agli archetipi di Elena Barriere, sì. Guarda, Invece l'altro mi dice, libro è Sun Tzu, L'arte della guerra, che sta in e due poi capitoli, uno questo, nel tuo, e la guerra dell'arte, che è il contrario. sì, scusami. E invece, nel frattempo, ho visto che dicevano su Netflix c'è Abstract, una serie antologica, in ogni puntata affronta un concetto diverso. Io l'avevo visto, cioè non so se è quella che ho Io visto no. io, però Sì. Abstract, cioè quella che ho visto io, in pratica ogni puntata fanno vedere una tipologia di design diverso. E ad esempio, avevano intervistato quello che ha inventato, mi sembra, in Nike Air, non vorrei dire una Figo. cosa vera, Lo vado a però secondo vedere. me è interessante. E tra l'altro invece io ti consiglio un'altra serie su Netflix, c'è cioè un documentario,
che avevano fatto in poche parole, era stra interessante. In pratica, in poche parole, ogni puntata che durava 20 minuti e guardavano un argomento totalmente diverso. Quindi un giorno facevano, non so, la religione, la volta dopo facevano i computer, la volta dopo facevano l'acqua. Cioè, era veramente interessante. E adesso hanno fatto la versione speciale solo sulla mente. E quindi ci sono quattro episodi, uno su... Me ne manca solo uno, no, ho visto i primi tre ed erano sulla mente, su tipo la depressione, non mi ricordo di preciso, però comunque sono interessanti. Guarda, io devo dare la precedenza alla storia di Michael Jordan, della Stance, forza, e poi stavo vedendo, perché mi piace molto andare a studiare dei personaggi molto carismatici nel mondo del cinema, come è stato ad esempio Don Draper nella serie TV Mad Men, quella sulla pubblicità che tutti conoscono, che sta anche su Netflix. Adesso proprio sto facendo un focus sulla serie Suits. Ah, Suits, ok, sì, è bellissima. È fantastica, cioè nel senso... Specter mi sta veramente accompagnando ogni giorno. Gli ultimi tre minuti hanno sempre delle canzoni che sono fantastiche. Cioè io tipo, quando finivo una puntata volevo uscire, non so, fare qualcosa. Sì, guarda, la colonna sonora di Suits insieme a quella anche di Peaky Blinders cioè Oasis, gli Arctic Monkeys, cioè vabbè, veramente fighissimo. Sì. Tra l'altro invece Luca mi chiedeva come si chiamava il titolo della serie TV, si chiama in realtà Astrat, è quello che hanno considerato loro, si dice in poche parole. In poche parole, sì, scusa. Però in realtà quella della mente, il format è lo stesso e ti dovrebbe venire fuori. Però non sono sicuro, perché non ha un nome, si chiama tipo La Mente, una cosa del genere. Cosa ne pensate di Travis Scott, non solo musicalmente parlando? Sinceramente non ho mai analizzato più di tanto. Ma vabbè, comunque c'ha un suo stile ben definito, anche musicalmente, anche come comunica sui social, molto figo. Anzi, avevo visto proprio un tool su TikTok, proprio un video che spiegava come rifare le sue grafiche, quindi insomma alzo le mani. Travis. Tra l'altro adesso stanno arrivando un sacco di commenti alle serie TV che abbiamo nominato, perché ovviamente siamo gente comune, al di là dei libri comunque, il divano piace a tutti. Esatto. Infatti adesso mi sa che... No, prima devo finire diritto adesso. Vabbè, in bocca al lupo, anzi. Sto caricando le lezioni, quindi sono obbligato. Che diritto? Diritto privato. Uno. Mamma mia. Male. Ma in realtà non mi sta dispiacendo neanche così tanto. Vabbè, soprattutto perché sei in diretta, dai. Solo perché sei in diretta, no, e anche perché possono sgamare. Dopo che guardi Suits, vuoi diventare un avvocato? È vero, no, questo è bellissimo. Cioè, nel senso, infatti, io quando ho iniziato a studiare diritto, avevo anche guardare l'ultima serie di Suits. E quindi io, ogni volta che guardavo Suits, poi volevo studiare diritto. Cioè, era la prima cosa che volevo fare. Bellissimo. Cioè, anche ovviamente non farò mai l'avvocato, perché non è il mio campo, però chissà mai. Non so se sta finendo la diretta, forse che siamo agli sgoccioli. Sì, comunque adesso infatti ti ringrazio per aver accettato l'invito. Ah, figurati, grazie a te anzi. E poi questo qua domani ci sarà su Spotify e su YouTube. Quindi... Bene. Ciao a tutti, ti ringrazio. Ciao ragazzi, ciao Fede.